In una città dove viveva talmente tanta gente che le case erano addossate l'una all'altra, abitavano un bambino e una bambina. Il bambino si chiamava Kai e la bambina Gerda. Erano molto amici e trascorrevano parecchio tempo insieme a giocare nei giardini vicino alle loro case. In ogni stagione che ci fosse il sole o piovesse, si potevano sentire da lontano le loro risate cristalline. In inverno, molto spesso, si recavano tutte e due a casa della nonna di Gerda. «I fiocchi di neve sembrano delle api bianche», diceva loro l'anziana donna, mentre guardavano la tormenta dalla finestra. «Dimmi, nonna, anche loro hanno una regina come le api?» «Beh, nessuno l'ha mai vista, ma si racconta che tanto tempo fa abitasse in un grande palazzo di ghiaccio, da sola, e che per questo fosse molto triste». Uno specchio magico in cui sovente si rimirava era la sua unica compagnia. La regina lo amava più di qualsiasi altra cosa al mondo e non se ne separava mai. Ma un giorno, mentre si stava specchiando come al solito, la rabbia per la solitudine che doveva sopportare si fece incontrollabile. «Tu non mi vuoi più bene!» disse allo specchio. E lo scagliò sul pavimento, frantumandolo in mille pezzi. La sua solitudine, la sua rabbia e la sua tristezza furono assorbite dai frammenti dello specchio magico. Alcuni erano piccoli come granelli di sabbia e il vento li sollevò e li disperse in ogni direzione. Se uno di questi frammenti fosse entrato negli occhi di qualcuno, sarebbero stati guai grossi per il malcapitato. Ma molto peggio sarebbe andata a chi avesse avuto la sfortuna di incappare in una delle schegge più grandi. A poco sarebbe arrivata fino al cuore e lo avrebbe trasformato ben presto in un piccolo blocco di ghiaccio. Da allora si dice che nelle notti di tormenta la regina delle nevi voli per le strade delle città e spia attraverso le finestre che si coprono subito di cristalli di ghiaccio. Ma perché lo fa? Perché cerca qualcuno da rapire e portare nel suo lontano palazzo, per costringerlo a vivere per sempre in sua compagnia nel suo regno di neve, ghiacci eterni e desolazione. Thank you.
Non preoccuparti, Gerda, disse Kai. Se la regina venisse a cercarti, l'attaccherò con la scopa e poi la spingerò vicino alla stufa per farla sciogliere come un fiocco di neve. Quella notte Kai andò alla finestra e guardò fuori. Nevicava piano piano. Di tutte le cose al mondo, diceva Kai a se stesso, la neve è quella che preferisco. E sotto il suo sguardo attonito, i fiocchi cominciarono a prendere lentamente una forma umana. Era una donna. Il bianco della sua pelle era quasi accecante. I suoi occhi brillavano come stelle, ma non emanavano calore né dolcezza. Kai fece un salto per lo spavento. L'aveva riconosciuta. Era la regina delle nevi. Immediatamente la finestra fu ricoperta da cristalli di ghiaccio. Nevicò per tutta la notte. La mattina seguente la città non sembrava più la stessa. I rumori giungevano all'orecchio ovattati e lontani. Nell'aria c'era come una sensazione di attesa, di calma innaturale. Poi, come ad un segnale, la gente iniziò tutta insieme a uscire dalle case e l'atmosfera si riempì di suoni e delle risate dei bambini che correvano con le slitte. Proprio mentre il campanile batteva mezzogiorno, una folata di vento gelido investì la città e riprese a nevicare. Improvvisamente Kai lanciò un lamento. Gerda gli chiese che cosa fosse successo e lui le disse che gli era entrato qualcosa in un occhio. Si trattava di uno dei minuscoli frammenti dello specchio magico della regina delle nevi. D'un tratto l'espressione del volto di Kai si fece dura e accigliata. Gerda gli chiese: «Perché piangi?» Kai, con un tono scostante, le rispose: «Lasciami in pace!» e si allontanò. I ragazzi avevano l'abitudine di rincorrere le slitte degli adulti e di agganciarvi i propri slittini per farsi trainare. Quando Kai vide una grande slitta bianca passare velocemente, pensò di dimostrare agli altri ragazzi la sua audacia. Con mossa rapida agganciò il proprio slittino e gridò: «Guardate che cosa so fare!» Improvvisamente la slitta si diresse verso la periferia e in un attimo uscì dalla città. La velocità aumentava vertiginosamente mentre la neve cadeva sempre più fitta e copiosa. I fiocchi erano sempre più grossi e turbinando sembravano degli uccelli bianchi persi nella bufera. Finalmente la grande slitta bianca si arrestò. Il conducente si alzò in piedi. Era la regina delle nevi. «Sei molto infreddolito», gli disse. «Vieni qui. Lascia che ti riscaldi». Il suo bacio gli sembrò una gelida pugnalata e più Kai guardava negli occhi della regina, più la sua volontà scompariva inesorabilmente, insieme al ricordo di Gerda, di sua nonna e della sua casa in città. Ripresero a viaggiare, ma questa volta si sollevarono nel cielo scintillante di riflessi. Sorvolarono mari, laghi e montagne altissime con la velocità del vento. Kai sentiva sotto di loro gli ululati dei lupi e i richiami dei corvi. Poi apparve una pallida luna che cominciò a seguirli attraverso il cielo e di colpo Kai cadde addormentato nel gelido grembo della regina delle nevi.
Era un inverno triste e grigio. Dopo un po' di tempo dalla sparizione di Kai, la gente pensò che probabilmente era caduto nel fiume gelato, vicino al quale di solito giocavano i ragazzi. Ma Gerda non poteva crederci. Quando tornò la primavera, un mattino si mise le sue nuove scarpe rosse, uscì di casa e si recò al fiume. «È vero che hai rapito Kai?» disse al fiume. «Ti regalo le mie scarpe nuove, ma ridammi il mio amico!» E fece cadere in acqua le scarpe, ma il fiume le respinse verso di lei, come per dire che lui non aveva preso Kai. Gerda pensò di non averle lanciate abbastanza lontano, perciò salì su una barca in secca sulla riva e le tirò di nuovo in mezzo alla corrente. All'improvviso la barca scivolò verso il centro del fiume e in pochi istanti Gerda si ritrovò molto lontana dalla sponda. Era molto spaventata e teneva stretta la sua piccola bambola. «Forse il fiume vuole portarmi dal mio povero Kai», pensò. Alla fine, la barca si fermò vicino a una strana casetta circondata dai ciliegi. Una vecchia signora uscì dalla casa e agganciò la barca col suo lungo bastone da pastore. «Povera bambina», disse a Gerda. «Chi sei e come sei arrivata fin qua giù?» «Sto cercando un mio amico», rispose Gerda. E poi raccontò alla donna quello che era successo. «Non essere triste. Il tuo amico probabilmente passerà presto da queste parti. Vieni, entra. Voglio farti assaggiare le deliziose ciliegie del mio frutteto». Le finestre avevano vetri colorati e una strana luce si diffondeva nella stanza. Sul tavolo c'era una coppa d'argento piena di splendide ciliegie. Quando Gerda le assaggiò, cominciò a pensare meno a Kai e alla sua sparizione. La signora era pratica di magia, ma non era cattiva e aveva sempre desiderato avere un po' di compagnia. Quella sera, dopo che Gerda si fu addormentata, la donna andò in giardino e puntò il suo bastone magico su un cespuglio di rose. La pianta si rinsecchì e sparì inghiottita dal terreno. Ripeté la magia con molte altre piante perché aveva paura che se Gerda avesse visto le rose avrebbe ripreso a pensare a Kai. Il mattino dopo, la signora vestì Gerda come una piccola principessa, con sete pregiate e splendidi gioielli. La bambina si mise a giocare nel giardino e a raccogliere fiori. Aveva l'impressione di dimenticare qualcosa, ma non riusciva a capire bene che cosa non ricordava. Passarono molte settimane. Poi un giorno Gerda notò una rosa sul cappello della vecchia signora. E improvvisamente il ricordo di Kai e di tutto quello che era successo si fece strada nella sua mente, come un fiume in piena che rompe gli argini. «Voglio andarmene via di qui», disse la bambina. «Devo cercare Kai!» Corse veloce oltre il muro di cinta e appena uscita dal giardino si accorse che la terra era fredda e dura e si strinse forte alla bambola. Un corvo si posò su un ramo vicino a Gerda. «Kai! Kai!» Sembrava che ripetesse il nome del ragazzo, come se volesse dire che sapeva dove trovarlo. Gerda decise di seguirlo, balzò in piedi e si mise a correre a piedi nudi sul freddo terreno della foresta buia e spaventosa. Improvvisamente, un paio di mani grandi e tozze afferrarono la bambina. «Bene, bene, bene! Guarda che cosa ho trovato!» disse un brigante, alto quanto un albero. «È una vera principessa!» «Certo, lo capirebbe anche un idiota!»
disse una megera. Sta ferma, ferma! Non... Chiederemo un mucchio d'oro in riscatto! Ma un attimo prima che la donna afferrasse la povera Gerda, sua figlia, che di nascosto stava osservando la scena, balzò sulle spalle della madre e strillò. Quella bambina è mia! E finalmente avrò qualcuno con cui giocare! Era una bambina vivace e capricciosa e i briganti dovettero accontentarla. Quella sera i briganti portarono Gerda tra le rovine di un vecchio castello abbandonato. Nel castello c'era un locale riservato alla piccola brigantessa, pieno di animali. Gerda guardò quelle povere bestie chiuse nelle gabbie. Cercando di sembrare allegra, chiese: E sono tuoi amici questi animali? Per me sono come dei giocattoli, rispose l'altra. In un angolo della stanza c'era una gabbia con una colomba bianca. La piccola brigantessa l'afferrò brutalmente e la mise davanti al viso di Gerda. Baciala, le ordinò. Gerda baciò delicatamente la testa della bestiola, che si calmò subito, rassicurata. Davvero sei una principessa? Chiese la ragazzina. Gerda scosse la testa, intristendosi ancora di più. No, niente affatto. E le raccontò la sua storia, la sparizione di Kai e come fosse capitata nella foresta vestita come una principessa. Accidenti, hai avuto proprio una sfortuna tremenda. Nel cuore della notte, il corvo apparve a una finestra illuminata dalla luna. Kai, risposero le colombe dalle loro gabbie. Noi sappiamo dove si trova. È salito sulla slitta della regina delle nevi, che l'ha portato nel suo regno di ghiaccio e desolazione. Chiedi alla renna. Lei sa come raggiungerlo. Coraggio. Conosco molto bene il regno della regina delle nevi, disse la renna. Il tuo amico sta soffrendo tantissimo, ne sono certa. La piccola ladra non stava dormendo e sentì tutto. Balzò in piedi e afferrò Gerda sussurrandole all'orecchio per non svegliare i briganti. Ascolta, le disse con un sorriso carico di simpatia. Voglio aiutarti, falsa principessa. Devi prendere la renna. Lei ti condurrà nel luogo dove prigioniera il tuo amico. Dei vestiti caldi. Allora Gerda, per ringraziarla, le donò la sua bambola, alla quale era molto affezionata. Nessuno mi aveva mai regalato niente. Poi incitò la renna a partire e Gerda si trovò a viaggiare veloce attraverso fitti boschi dove riecheggiavano i richiami degli uccelli e gli ululati dei lupi. Ad un tratto la renna si fermò. Poi cominciò a procedere più lentamente, annusando l'aria con circospezione. Improvvisamente un branco di lupi apparve su alcune rocce. Allora la renna riprese a correre a perdifiato, mentre Gerda stentava a tenersi in groppa. Poi, sopra le loro teste, apparve il corvo che le aveva seguite di nascosto. Il cielo scintillava dei riflessi di mille arcobaleni. Erano le luci del nord e segnavano i confini del regno della regina delle nevi.
Il corvo scese sulla distesa gelata e in pochi secondi riprese il suo aspetto originale, quello della vecchia signora che aveva ospitato Gerda nella sua casa. «Tu che conosci la magia», disse la renna, «fai che Gerda vinca il duello con la regina delle nevi». «Non posso fare niente per aiutarla. Il vero potere di Gerda sta nella sua bontà e nella sua innocenza. Sono soltanto queste le armi che le serviranno contro la regina delle nevi e niente altro». La vecchia si ritrasformò in corvo e volò via. La renna avanzò ancora per un tratto con Gerda in groppa e poi si fermò al confine del regno dei ghiacci. «Mi dispiace, ma devi continuare da sola». Appena Gerda varcò il confine, una tremenda tempesta di neve si sollevò intorno a lei. Le guardie della regina stavano per attaccarla. Dal nulla apparvero dei draghi di ghiaccio che circondarono la ragazzina, ma la sua ferma volontà di raggiungere Kai fece in modo che il vapore del suo fiato si trasformasse in una schiera di angeli con grandi spade e scudi che attaccarono e distrussero i draghi con i loro micidiali fendenti. Superati questi ostacoli, Gerda riuscì a penetrare nel palazzo della regina delle nevi. Le mura erano di ghiaccio scintillante, le porte e le finestre erano fatte di vento gelido. Echi di sgocciolii e sibili di fredde brezze risuonavano nelle stanze sfolgoranti, ma Gerda oramai non aveva più paura ed era ben decisa ad andare fino in fondo. Nel salone principale, davanti ai suoi occhi si presentò una figurina minuta, tremante di freddo. Era Kai. Gerda gli andò incontro e abbracciò il corpo ghiacciato dell'amico. Cominciò a piangere e il calore delle sue lacrime sciolse la coltre di gelo. «Oh, Gerda, sei proprio tu!» Corsero velocemente attraverso le stanze di ghiaccio e in breve tempo si trovarono all'uscita del palazzo. In quel momento apparve la regina, che però non tentò di fermarli. Vedere la prova tangibile dell'amore che univa i due ragazzi la commosse profondamente e decise di lasciarli andare. La renna li caricò in groppa e li portò fino alla casa della nonna di Gerda. Sembrava che niente fosse cambiato. Ma quando Kai e Gerda entrarono in casa, si resero conto di essere diventati adulti. Si sedettero in giardino, stupefatti del cambiamento,
adulti nel corpo e nella mente, ma ancora per sempre bambini nel profondo dei cuori. Intanto era arrivata l'estate, splendida, calda e colorata.